Bentornati ai nostri telespettatori e telespettatrici. Torna oggi a sorpresa quasi Dottor Wisp, le gare sono praticamente concluse, la stagione podistica è arrivata al termine di una stagione veramente, come dico sempre, fuori di testa. Quest'anno speriamo veramente che possiamo finalmente archiviarlo. Alla fine qualcosa di buono è stato fatto, si è finito quasi alla grande con la maratona di Pescara che è stato un bel successo, però con le gare conclude il percorso Correre per Sport e avremo qualche puntata della quale ringrazio ovviamente la Wisp Abruzzo e il Molise con il presidente Alberto Carulli ma anche TV6 per la disponibilità dello spazio. Avremo la possibilità di fare qualche puntata di Dottor Wisp che ci dà la possibilità e l'occasione di darvi un servizio ulteriore per la salute, per il benessere, per goderci in questo momento in cui non riusciamo neanche a capire cosa si può e cosa non si può fare e invece vogliamo darvi qualche indicazione certa. Oggi per darvi le giuste indicazioni ho in studio Marcello Sant'Agata, direi il dottore, ma è uno di noi perché è uno degli atleti, è uno dei podisti, masso fisioterapista, quindi è un volto conosciuto che ringrazio per essere con noi. Grazie mille a voi, grazie mille Alberico. Grazie per essere con noi Marcello, ti dicevo quando ci siamo sentiti mi è venuta immediatamente l'idea di invitarti proprio perché riusciamo con la tua presenza a fare chiarezza e luce anche su quelli che sono gli aspetti del nuovo decreto che è entrato pochissimi giorni fa, che ancora non è nelle corde del podista perché ancora non riusciamo a capire bene cosa si può, cosa non si può fare, anche perché diciamo, è entrato a gamba tesa su alcuni aspetti come le palestre, come le piscine eccetera, però è invece stato molto più morbido su altri aspetti che riguardano in maniera proprio diretta la salute ed è per questo che ti vado già a fare la prima domanda, diciamo una domanda facile, no? Tu che comunque fai attività a 360 gradi, non solo per la preparazione ma anche per il recupero e la riabilitazione, il Marcello Sant'Agata rieducatore come è stato diciamo, toccato da questo decreto? Allora, come ben sai, come molti sanno, io ho un centro a Lanciano. Mi occupo sia di quella che è la parte riabilitativa, essendo massofisioterapista, e di quella che è poi l'attività in palestra, in quanto sono anche laureato in scienze motorie. Purtroppo la situazione è difficile, nel senso la gestione non è proprio semplice, perché da un punto di vista prettamente pratico, tutto ciò che riguarda lo svolgimento di attività motorie, sportive, che siano motorie o sportive, insomma, o magari il misto delle due, perché oggi comunque sono cambiate molto le abitudini motorie delle persone, all'interno dei contesti al chiuso creano nonché pochi problemi. Quindi è possibile immaginare come la situazione oggi crea un attimino di distacco proprio nel pensiero. Quindi chi ha necessità di fare riabilitazione o comunque di sistemare problemi fisici reali, magari anche antecedenti al decreto, oggi è in un mare di guai oppure può comunque rivolgersi e venire al tuo studio? No. Per quanto riguarda quelle che sono le attività prettamente sanitarie, comunque è rimasto invariato. Quando parliamo di riabilitazione, di rieducazione, comunque parliamo di un servizio, di un qualcosa che comunque non puoi farne a meno quando ne hai una necessità. L'attività diciamo, di cui stiamo parlando, che ha quindi una prognosi a monte, richiede di una ricetta medica? Oppure... Sì, ad oggi questo è ancora un po' in un limbo, però effettivamente avere una prescrizione medica, perché fare ad esempio un'attività in palestra a fini riabilitativi, rieducativi, ha una valenza. Certo. Però per poterla distinguere da un'attività motoria, perché molto spesso l'attività funzionale che viene utilizzata come mezzo allenante potrebbe essere utilizzata come mezzo rieducativo e quindi cosa fa la differenza? La presenza di una prescrizione medica. Quindi la presenza di una prescrizione medica vuol dire che a monte c'è un medico, uno specialista che prescrive secondo una diagnosi e che quindi richiede ad esempio fisiochinesi terapia, che potrebbe essere ovviamente considerata tutto tondo
fondo per una serie di motivazioni, però c'è da tenere in larga considerazione il fatto che ha uno scopo prettamente riabilitativo, rieducativo, quindi quella è la differenza sostanziale. Potrebbe essere questo il caso di una ginnastica posturale correttiva oppure siamo in un parametro un po'... Ecco, già questa situazione qua ovviamente fa la differenza, avere una prescrizione oppure no, perché fino a quando si fa ginnastica, la parola stessa fa riferimento ad un qualcosa che potrebbe essere in quanto meno ludico. Ad oggi dovremmo parlare di rieducazione posturale, quindi certo. Non è abbastanza, diciamo, in auge la dicitura, però effettivamente ci dovrebbe essere questa differenza. Parlare di ginnastica posturale probabilmente è un qualcosa riguardante la persona nel cronico, molto spesso certo. Non ha patologie invalidanti. Quando parliamo invece di rieducazione posturale parliamo molto spesso di metodi che potrebbero essere dall'RPG, che come ad esempio potrebbe esserci un Metier, oppure a metodi più analitici. Quindi parlare di rieducazione e parlare di ginnastica posturale, purché sia in presenza di prescrizione medica, già comunque darebbe il via libera. E questa era un po' la domanda semplice, nel senso che abbiamo uno spiraglio, se abbiamo una prescrizione medica addirittura c'è l'accesso allo studio e quindi la fruizione della terapia, mentre invece penso che sia molto più complicata la situazione del dottor Sant'Agata personal trainer, che è un'altra delle funzioni che tu porti avanti con grandi risultati, tra l'altro. Sì, io diciamo che la mia idea è nata cercando di fare comunque un mix di quelli che sono i mezzi e i metodi che possono essere utilizzati con sia la parte riabilitativa e sia la parte prettamente allenante, perché molto spesso alla base di alcune problematiche c'è sempre la carenza di una capacità condizionale o addirittura capacità coordinative. Quindi io sono sempre del parere che riprendere dalle origini è sempre un'ottima strada per poter risolvere alcune problematiche e magari anche migliorarle. Certo. Quindi parlare poi Marcello Sant'Agata, comunque studio postura, come palestra, lì ovviamente oggi abbiamo notevoli problemi, ma come me tanti altri. Quindi non bisogna trovare scappatoie, questo è poco ma sicuro, bisogna effettivamente cercare di valutare la situazione per com'è, cosa che secondo me ovviamente quando si parla in generale viene un po' trascurata. È chiaro che il decreto da questo punto di vista è abbastanza chiaro, perché le palestre, i luoghi chiusi dove si svolge l'attività fisica, l'attività sportiva sono praticamente interdetti anche per, ovviamente, per una questione di contagio, voglio dire, su questo direi di non andare nella polemica, perché l'unico responsabile di tutto ciò è il coronavirus e certo. Purtroppo dobbiamo farcene una ragione, tu da professionista valido quale sei qui a testimoniare proprio questa cosa. Non possiamo trovare scappatoie, anche perché lasciamo perdere, è un momento difficile e dobbiamo rispettare il problema per com'è. Però voglio dire, non andando in palestra, il podista si trova ad avere, perché comunque può allenarsi tranquillamente in maniera individuale come vuole, e va incontro però a un difetto di preparazione importante, nel senso che perde una parte di forza e di tonificazione che a mio avviso è indispensabile nella preparazione. A questo punto diamo qualche consiglio per cercare di mantenere quantomeno un buon tono muscolare che sia di supporto a tutto il resto della programmazione. Certo, io consiglio sempre, soprattutto a chi fa attività come il podismo, comunque in questa fase di inserire delle attività funzionali. Le attività funzionali fondamentalmente vengono regolate da indici di correlazione. Un indice di correlazione vuol dire che in base ad una serie di esercizi, l'esercizio che andrò ad eseguire deve avere una correlazione con quello che è il gesto atletico specifico della corsa.
mi viene in mente, come parlavamo anche prima, ad esempio del mountain climbing, che è un esercizio che viene utilizzato molto spesso all'interno di protocolli di fitness funzionale, crossfit, che comunque può essere utilizzato senza grossi problemi anche all'interno di un circuito che può avere il fine di migliorare ad esempio una resistenza alla velocità. È il caso quindi di riscoprire un po' i famosi circuit training, che poi in ogni caso un po' più avanti avremmo reinserito nella nostra preparazione invernale. Sì. Cioè, è il caso di andare subito a rispolverare questo mezzo di allenamento? Allora, questo è uno dei mezzi. Ovviamente di metodi ce ne sono tantissimi. Bisogna tenere in considerazione poi che comunque attraverso l'utilizzo di corpo libero e anche ad esempio piccoli attrezzi, perché più o meno in qualche modo riusciamo a trovare un peso, un vecchio peso, un kettlebell, comunque c'è la possibilità di allenare ad esempio la forza. Certo. Allenare la forza vuol dire anche fare un ragionamento basato su ad esempio degli angoli che potrebbero essere magari svantaggiosi all'interno di un contesto tecnico specifico e magari cercare di lavorare rallentando l'esecuzione, inserendo lavori isometrici, lavorando col core stability. Core stability è un qualcosa che negli ultimi anni va tanto di moda. È ovvio che se noi parlassimo ovviamente del concetto di indice di correlazione, bisognerebbe andare a vedere un attimino dove andare a puntare un po' il dito. Certo. Andando diciamo queste tipologie abbastanza avanzate, perché l'indice di correlazione devo dire è una cosa abbastanza nuova che va a lavorare proprio sul gesto tecnico, e sono d'accordo con te che migliore il gesto migliore è la performance, ma quanto può essere efficace in questo momento inserire un mezzo un po' più usato, un po' più diciamo alla portata di tutti, come gli sprint in salita o addirittura molti mi chiedono le ripetute fino al chilometro di distanza in salita? Ma io credo che al di là del momento che comunque viviamo, io credo che questo fanno parte comunque di un bagaglio che un atleta che comunque pratica il podismo come sport deve fare. Per me sono comunque importantissime, perché si parla molto adesso di forza funzionale, sì, perché le sfaccettature di forza sono tante, ma in questo caso si parla di forza funzionale, cioè quella forza che io esprimo all'interno di un gesto che a me servirà per poter creare una performance. Quindi ripetute in salita, le ripetute sul chilometro, le ripetute brevi, sono tutti metodi che possono essere utilizzati, però bisogna tenere in considerazione alla base, cioè qual è? Che se il mio gesto tecnico non è un gesto tecnico comunque pulito, ed ecco l'attività funzionale che anche a casa può essere fatta, oppure certo, sfruttando un parco all'aperto, può essere fatto da solo, attraverso il miglioramento del gesto tecnico, appunto inserendo delle attività funzionali con degli indici di correlazione molto alti, molto vicini alla corsa, potrebbero avere una resa maggiore insieme allo sviluppo di quelle che sono le capacità condizionali. Quindi la coordinazione insieme alla capacità condizionale crea la performance. Andiamo nel pratico allora, Marcello, sì, tanto per chiudere questo discorso che è molto interessante e comunque stiamo lanciando un messaggio molto molto pratico. Quante volte a settimana inserire un allenamento funzionale, chiamiamolo semplicemente circuit training, e quante volte a settimana inserire invece degli sprint in salita, oppure inserirli in un macrociclo un po' più importante a settimane alterne, ad esempio una settimana circuito, una settimana salite? Come possiamo consigliare l'inserimento nel programma? Allora, a questa domanda mi piace tanto rispondere un po' così provocatorio, anche dipende. Certo. Dipende, perché quando me lo dicevano che studio ancora, però quando ero all'inizio, ogni volta che si faceva una domanda la risposta da parte del professore era dipende. Deve essere sempre dipende. Dipende, perché effettivamente dobbiamo tenere in considerazione chi abbiamo davanti. Se abbiamo davanti un purista, cioè colui che da bambino ha cominciato con l'attività del podismo, magari ha iniziato a fare atletica, stiamo parlando di una persona che ovviamente ha una capacità maggiore di approcciarsi a quello sport.
forte, quindi avrà bisogno comunque di potersi muovere con la corsa sicuramente di più rispetto a fare dei circuiti funzionali. Chi invece viene da altre attività sicuramente può andare con un'attività funzionale anche due volte settimanali, inserire la ripetuta ad esempio ragionando anziché nella settimana, ragionare all'interno di 10 giorni. Quindi tranquillamente dalla volta settimanale possiamo alternarlo anche nelle settimane e lo possiamo portare avanti. E lì comunque la consulenza di noi professionisti è sempre ben accetta. Insomma. Benissimo, quindi abbiamo chiarito bene questo aspetto, il tono muscolare è fondamentale perché anche un'azione preventiva per quanto riguarda gli infortuni. Non mi resta che salutarti e chiederti adesso dove ti possiamo trovare, qual è il tuo studio, dov'è, diciamolo proprio in due parole. Mi trovate a Lanciano, via Mancinello, zona Sant'Antonio, lo studio si chiama Studio Postura, ci occupiamo sia di attività di ginnastica posturale, attività funzionale sviluppo forza e di nutrizione, nello specifico ricomposizione corporea. Siamo sia io che la nutrizionista, dottoressa Martina Cialenza, ci occupiamo di queste attività a 360 gradi, ovviamente con tanto sorriso speriamo di poter ricominciare a lavorare in maniera più normale. Adesso diciamo è tutto un po' più smart. Ed è con questo messaggio di speranza che vi salutiamo, vi diamo appuntamento anche alle prossime settimane perché faremo anche altre puntate molto interessanti dove andremo sia sul pratico ma anche sul tecnico e andiamo avanti con Dottor Wisp, andiamo avanti comunque, un grandissimo in bocca al lupo a tutti, buoni chilometri, ci vediamo la settimana prossima.